saremo dolcemente accompagnati tutta la notte dal suono delle campane, dei campanacci, delle mucche. Guardate, beh, Gio, che panorama, comunque, a parte gli scherzi. Qua viene a dire solo una cosa. Guarda come la stanno usando. Oh, signore. Che sto vicino, guarda, alta qualità. We are ready. Ci siamo, pronti a tutto. We are ready to rumble. Ready to rumble, una birretta. Mi offri da bere? C'era un'inclusa, ho visto. Se c'era, se c'è ancora. Comunque, ragazzi, se a voi piacciono le serate in discoteca, sappiate che questo video non sarà per voi. Io mi sa che ho dimenticato una fetta delle due. Porco cane, solo una. Allora, ragazzi, stiamo qua in Lessinia, stasera festone. Stiamo già facendo amicizia con le mucche, che non dovranno avvicinarsi alla mia macchina, anche perché io tra un po' mi metto a montare il letto e tutto quanto. Prevedibilità è qualcosa che mi fa paura. Gli animali sono imprevedibili. Bisogna conoscere. Aspettare, prova a carezzare. Oddio. Non lo faccio apposta, No, vedi, non vuole, non vuole. No. Occhio. Madonna! È meglio che la metti aderente lì, così non passano. Allora, Lorenzo sta mettendo la macchina in modo tale che le mucche non possono passare alla destra della macchina. Sì, sì, non ci passa neanche un vitello. Stupida, e che abbia voglia di mettersi con me. Non si passa, non neanche un vitello ci passa. Sono curiose le mucche, comunque. Annusano sempre tutto. Tu, frisona di merda, scappa. La Bruna? Bene, ragazzi, stiamo osservando questi bellissimi animali, queste bestioline, che d'altronde sono nel loro habitat naturale, siamo noi che li stiamo importunando. No, non è naturale. Ma vediamo come si comportano, cioè si avvicinano alla macchina e annusano o grattano? Perché vorrei evitare che mi leccasse, o almeno che mi rompesse la macchina. Vai a chiudi anche i cosi. Finestrini. Sì, ci sta, i specchietti. Un po' di sole, così possiamo anche goderci questo momento. Però se metti nella realtà, visto che è un gioco conviviale, in realtà uno che ha ramato 30 contro il 90. Ok, ragazzi, qua i ragazzi hanno appena iniziato a fare le tendine. Giovanni, saluta! E laggiù c'è Giulio, che è l'unico che qua ha paura delle mucche, se ne trova una a fianco. Ecco, appunto. Oh, questi ragazzi sono top, non l'avevo neanche visti l'anno scorso. E niente, adesso inizio a farmi, mamma mia, adesso inizio a farmi la macchinina qua, il letto. Ok, ragazzi, adesso nella mia macchina dobbiamo iniziare a svuotarla del tutto, iniziare a fare il letto. Quindi io mi sono portato avanti, ho tirato giù del tutto il pianale qua. E qua ho delle cianfrusaglie, robe un po' a caso, vediamo cosa ci può stare qua, tipo il medikit. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ho sistemato qua il materasso, poi io ho tipo questo power bank che posso collegare alla macchina qualora si spegnesse, ma in questo caso lo userò come accendisigari di fortuna per caricarmi direttamente il materassino. E niente, adesso bisogna lasciarlo un po' andare. Anche se questo mi sa di averlo messo storto, perché questo penso sia la testa. Come vedete, ragazzi, qua pian piano si sta gonfiando questa metà. La voglio bella gonfia. Voglio gonfiare queste laterali, una, una, due, e poi quella davanti. Quella lì davanti. E io, ragazzi, stanotte, cioè, dormirò come un re. Io sono Astra Arco, 9000. Faccio da modello. La Astra 9000 è una station wagon correva l'anno 2005, ok? Opel, non ancora gruppo PSA. Abbiamo una postazione letto che adesso 9000 è la cilindrata. 9000 è la cilindrata, esatto. Una postazione letto che adesso... No, ma la valletta. Sei storto. Devo andare qui. La testa è qua. Okay, ma ti spiego, no, vecchio, la cappelliera serve per fare ombra. Ma sembra un obitorio. No, è la chicca, non spoilerare. Non spoilerare. È verissimo, funziona da Dio. Cos'è che ti sveglia la mattina? Albi! Che Gesù fa sorgere ogni giorno. Ma sembra... Questo non so se funziona proprio così. Non penso che sia il modo adatto. Così che funziona, Albi. Sei incartato. Questo è il classico telo dei campi scuola. Sì, quelli pelosi. Ho uno stuoino che però è
è umile. Allora, spiega, spiegacelo. Sì. Ecco, ora vai giù con la testa. E adesso chiudiamolo, Sì, ma e le gambe dove vanno? E le gambe? Le gambe da qualche parte. Da qualche parte. Allora, guardalo. Allora, siamo comodi. Beh, buio c'è buio con quella. In diagonale. Ma infatti per questa postazione è necessario mettere la macchina in pendenza. Eh sì, per forza. Sai cosa? I sedili non mettere così. Ma quella fotografia devi stare fermo. Ah, li metto in pin. Ok, ho capito. Esatto, perché così hai il posto per le gambe. Adesso devi provare quella del Lori, Albi. Albi, venga a provare. Venga la tua non ci sto, cazzo. Ah, adesso vediamo, adesso vediamo. Allora, beh, intanto si presenta come design spaziale, bellissima. Sì, sì. Abbiamo un catino davanti, dei tiranti molto tirati. C'è una volta, le cose si fanno bene. Benvenuti a casa mia. Vediamo, vediamo, spazio, wow. Beh, invece, oddio, è pure separato dal terreno. Cazzo, questa è la svolta. Sei tasche laterali, esterne. Veccio, ma che tenda è? Cioè, tu hai, gli zaini asciutti, ti rendi conto, veccio? Vedi qua si tira giù. Fresh and black e non può mancare ovviamente la mucca di accompagnamento. Beh, tu e con... le tasche sopra, tre tasche. Cioè, tu col Joe stanotte godi. È fighi, oddio, qua ci metti... Sì, sì, ci prendi il cazzo. Vacca di... Che dire, veccio? Hai vinto, stanotte vivrai... Sì, sì, è strabella. È la mucca qua che apparentemente ha già bagnato completamente, pisciato sopra quella tenda. Il buio. Tu pensi, tu, ah che io qua sono un signore. La prego, apra pure lo sportello. Facciamo un'altra testa. Apra lo sportello. Va su questa. Qua è quasi elettrico, cioè quello elettrico rende uguale. Madonna, che cosa, che pistoni ne hai visto? Ho messo pistoni di un furgone. Ma non... Aspetta, aspetta, chiudi. Io ho visto che voglio fare lo sborone. Io ho messo i pistoni potenti, così quando tieni premuto il tastino si apre così. Facca! Non si chiude, ma allora tolgo le scarpe e provo. Grazie, grazie. Incredible! Provo, eh. Allora, andiamo. Ci vuole il test della valletta. Bocca di ma il marcio. Ah, Lorenzo Bravo, mica. Cioè, cosa pensi? Cosa pensi? È più, sei più comodone di me. Allora, lì devo mettere ancora. Ma c'hai un letto. Invece devo mettere ancora dei supporti sotto per la Dario, testa. Dario, vieni a imparare qua, dai, che ti insegniamo qualcosa. No, dormirò bello comodo stanotte. Ah sì, qua sì. Chiudi? Chiudo, venga. Certo, sei gigante, magari. È enorme, è gigante. Guarda che roba. Beh, dormi, sei comodo. Dormi da Dio, stai bene? Sì. L'unica cosa qua. Ah, ma perché hai il cuscino? Ecco cos'era, perfetto. Sì. Ma con dove venite trovati sti materassi qua? Amazon 90 euro, ti dico, secondo me. 80-90. Però. Sì. Però. Abbiamo anche l'elettricità. Vecchio, non si scherza. Che vuol dire, abbiamo anche l'elettricità? Ragazzi, qua i butei sono già saliti sul tetto. La problematica che hai trovato adesso. Allora, noi abbiamo richiesto delle attrezzature per la grigliatura. Ok. Ma i butei hanno deciso che la grigliata doveva essere difficile, complessa. Hanno deciso. Perché una sfida. Una sfida. E noi le sfide le vinciamo. Le vinciamo. Sempre. Le vinciamo. Cioè, vinciamo, ragazzi. Quindi cucineremo solo utilizzando quello che Dio ci ha donato. Matteo. Le mani, ragazzi. Siamo Matteo. Le mani e i bicipiti. Prego. Pietro Zeminian, ci dica come si sente essere il mastro. Ti dico, Pietro, l'hai cotta un po' troppo questo viewster. Grazie. Questi qua. Vaffanculo, coglione. Grazie, Lorenzo, grazie. Enzo, quando posso aiutare, ci sono. Ho sudato anche il culo. Sei strassudato, guardate che roba. Guarda che roba, sei tutto umido. Guarda come è bagnato. Colpa della Patagonia, sto bastardo. Il signore, io devo essere servito, ragazzi. Ma gradirei. Questo. Dai, fate una prova. Quattro. Io. Quattro. Io. Tre. Sei. Nove. Mio. Tutta. Due. Tre. No, cos'è
Chai 6. Ci sono due nomi. Allora, Chai 5 6. È tutta no, Chai 6 è una merda. Chai 6. Allora, Chai quando tu lanci così. Chai. E lui lancia così. Oppure Chai quando fa 6, cioè tu lanci così, mano vuota è 1 sempre. Okay. Lui lancia 5 oppure uno lancia 5. No, Chai 6. Guarda come la scopo. Vai, vai. 4 5 6 7 9 4 7 5 8 5. Niente ragazzi, qua abbiamo problemi tecnici, il DJ sta provando a risolvere e andarono a chiamare un altro elefante. Con tutti i schei che ho pagato per venire fin qua in provincia. Questa è la situazione. Ragazzi, qua non è possibile. Io, meno male che con PayPal posso chiedere il rimborso perché Benio Servizi. Tu hai pagato con Benio Servizi. Bisogna. Io ho pagato con familiari, amici. E gli amici questi. E gli amici questi. Ci abbiamo. E gli amici questi. Comunque, io volevo farvi notare che questa luce è un LED che ho portato e questo è l'effetto. Questo è l'effetto polizia. Police. Sono le luci 911. Esatto. Quella per i video. E niente, ragazzi, qua si continua. Ragazzi, sono esattamente 2:52, è il momento di andare a letto, questa è la macchina, queste sono le condizioni. Io dormirò, non so perché c'è una mascherina, io ragazzi dormirò da Dio. Ok ragazzi, sono a letto e adesso devo capire se tenermi il sacco pelo aperto tipo a coperta oppure mettermelo proprio a sacco pelo. Innanzitutto chiudiamo la macchina che non voglio che entrino mucche. Si può mica aprire? No. Se me lo chiudo a sacco pelo è un po' più caldino. Non penso ci sarà così freddo qua dentro. Cioè, penso che tipo in 5 minuti mi scalderò. Cioè ragazzi, comunque io sono in macchina disteso. Non tocco neanche il fondo. Ah, che bello. Ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate. Noi ci vediamo per il prossimo video di domani. Adesso io vado a letto, sono esattamente le, che ne sono, 2:53, quindi è anche ora di dormire. E sto larghissimo qua, ragazzi. Sarà una goduria. Quindi mettiamoci la mascherina. Sento un leggero spiffero ai piedi, ma perché devo ancora un po' abituarmi alla temperatura qua dentro. E potrei, cioè qualora avessi freddo posso benissimo chiudermi il sacco pelo.